Come ho spiegato prima, uno dei nostri obiettivi è proprio quello di favorire la comunicazione, favorire le relazioni e anche utilizzare gli strumenti, i più avanzati strumenti, i social network informatici che ci sono. Per questo Assifero ha dato vita e sta sviluppando una piattaforma proprio per favorire questo scambio di informazioni. Ora, io pregherei il dottor Luigi Grimaldi, che è venuto qui, che ci assiste proprio nello sviluppo di questa struttura, a illustrarla a tutti voi in modo da capire quello che stiamo cercando di fare. Grazie mille. Buonasera e grazie dell'ospitalità. Siamo nell'era dei social network, quello è quello che si sente dire. Noi siamo abituati a pensare che sia una cosa che riguarda i nostri figli, in realtà molte volte riguarda anche noi stessi. È inutile che vi spieghi che i social network sono qualcosa, se lo ritrovo, perché anch'io. Grazie. I social network sono qualcosa che pervade la vita di ognuno di noi, li conosciamo in varie forme, riguardano quello che moltissimi di noi incontrano giornalmente, Facebook piuttosto che Twitter, piuttosto che tutte le informazioni che girano sulla rete. Noi ci siamo posti il problema di allargare questa metodologia anche alla comunicazione c'è tra voi all'interno della struttura, nell'impegno di comunicazione, che credo sia uno degli elementi fondanti e fondamentali che anche qui io vedo svolgersi. Quindi l'idea che ci è stata affidata è stata quella di creare un social network del privato sociale, partendo dal mondo degli enti della filantropia comunitaria, con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutto il terzo settore. Perché lo si fa questo? Perché si usa la metodologia del social network, la metodologia della comunicazione diretta? Perché in altri casi sono importanti i processi, nel momento in cui si parla, in cui si comunica, l'elemento fondamentale è quello della relazione fra le persone, perché poi è dalle persone che si regolano, si sviluppano i rapporti e si arricchisce la comunicazione. La comunicazione che in questi tempi di internet, è una comunicazione che ha molte forme. Ha la forma della comunicazione istituzionale, che è quindi il sito web, il sito del chi siamo, ha la forma della presenza quotidiana, la presenza quotidiana è 9 volte su 10 è determinata dal diario, dalle cose che si fanno quotidianamente, dal report delle proprie attività e quindi e crea quella che si chiama la reputazione. E poi c'è l'area delle relazioni. Ecco, l'Enterprise Social Network è proprio un luogo operativo dove sviluppare le relazioni. Le relazioni che danno vita a una cosa che voi conoscete meglio di come posso conoscere io, che è la community. La community, che è il parlare fra di voi per collaborare, per quello che ho visto fare nei tavoli poi, perché i social network sono qualcosa di che si sviluppa virtualmente, ma solo se si può sviluppare anche fisicamente, come state facendo, e la conversazione. Metterci la faccia significa collaborare, condividere e scambiarsi le informazioni fra i protagonisti. Perché l'obiettivo che credo Assifero abbia è quello di valorizzare l'intelligenza collettiva. L'intelligenza collettiva che è la forza di ogni organizzazione. L'introduzione di una rete sociale permette di ottimizzare i flussi informativi e di rendere effettiva la comunicazione. Quali sono gli strumenti? Allora, dicevamo prima le tre forme della comunicazione, gli strumenti per noi sono il sito web, nel caso
voi lo conoscete bene, il sito di Assifer, sono il blog e la newsletter, che sono elementi fondamentali, quelli della reputazione, quelli del quotidiano, quelli che raccontano il diario dell'attività giornaliera. E da oggi credo che vi stia arrivando in questi momenti proprio l'invito a iscrivervi, la partecipazione, il vostro login e la vostra password, e la nuova community, community.assifero.org, che è il social network di Assifero, che Assifero mette a vostra disposizione e a servizio degli enti. Quindi un ecosistema di comunicazione integrale. Tutto ciò potrebbe essere fatto anche diversamente, potrebbe essere fatto ovviamente con i social network che conosciamo tutti i giorni, Facebook per esempio. Perché non Facebook? Perché se ci affidassimo a Facebook, affideremmo a altri la gestione delle regole. Le garanzie di continuità e di regole della piattaforma non possono essere affidati al signor Zuckerberg, che ha altri obiettivi nella sua vita che quelli che voi avete. Non può essere quindi legata a condizioni momentanee, deve essere governata da voi, e soprattutto le questioni che riguardano la privacy, i dati, le liste delle persone, non possono essere proprietà di qualcun altro se non di voi stessi. Per questo non può essere un social network di quelli commerciali, a cui voi potete affidare le vostre conversazioni. Quindi la promozione di una community per rendere omogeneo il proprio know-how, garantire maggiore trasparenza di comunicazione e mantenere al proprio interno la cultura e la conoscenza che sviluppate fra voi. Con strumenti semplici e intuitivi, allora da questo punto di vista, usando le regole del social network, perché una delle regole fondamentali del social network è la semplicità, nessuno ha imparato a usare il social network, e quindi da questo punto di vista si usa questo paradigma di comunicazione perché è più semplice. Ma Facebook è un game, invece la community che Assifero vuole mettere a vostra disposizione è legato all'interno del social network, che ha qualcosa di completamente diverso da un game, perché ha l'obiettivo da raggiungere, e gli obiettivi sono legati a momenti, al tempo e alla quantità. La piattaforma di Enterprise Social Network è il collante, l'integrazione e la chiave di tutto. La piattaforma che vi troverete a frequentare è in realtà molto semplice. È su una pagina e porta al proprio centro lo stream, che è il racconto di quello che viene fatto, le porta il profilo delle persone, vi dà la possibilità di collocare fra voi, vi dà la possibilità di scambiare documenti, di fissare degli appuntamenti, di avere dei momenti di comunicazione, di costruire quelle che si chiamano le wiki, cioè i modi operandi migliore da discutere fra di voi, e vi dà la possibilità di visualizzare immediatamente tutta la conversazione, le conversazioni che poi sono la vostra cultura, il vostro modo di operare, il vostro sapere. La community è una sperimentazione che Assifero vuole mettere a disposizione di tutti gli enti associati, con la possibilità di future integrazioni con altre community che noi abbiamo sviluppato e messo a disposizione, in modo tale che si potesse continuare a integrare il sistema informativo sviluppandolo nel modo che più è consono a una realtà che, come abbiamo sentito anche oggi pomeriggio, è sicuramente fra le più avanzate da questo punto di vista. Io vi ringrazio, questo era quello che vi volevo raccontare, grazie e buon proseguimento. Si sono impegnati a prendere le note dei tavoli,
sono pregati di mandarmeli in modo che le possiamo pubblicare qua sopra e che la nostra, le conversazioni che abbiamo avuto oggi possano continuare anche nel futuro. Cioè, l'obiettivo mio è proprio quello di favorire questi scambi di comunicazione in modo da creare una cultura condivisa. È una sfida difficile, però normalmente io faccio sfide difficili e mi piace portare avanti le sfide difficili. Quindi ho dei dubbi, ho delle perplessità, lo sanno bene Luigi Grimaldi, quelli close, tutte le volte ci parliamo, vediamo, però insomma noi cerchiamo di mettere a vostra disposizione quello che di più avanzato esiste attualmente nel settore.